Concorso delle polemiche, mercante del Movimento 5 Stelle e Marcatili della CGL chiedono chiarimenti sul rinvio del bando per 56 operatori sociosanitari. Provincia potrebbe passare per la GENA la gestione unitaria del ciclo integrato dei rifiuti. Teramo e commercianti di Via De Albentis chiedono la riapertura dei bagni pubblici di Madonna delle Grazie. Lavoro, l'allarme della CGL, la crisi è ancora forte. Dal 2008 al 2015 in Abruzzo persi 32.000 posti. Sport Calcio, la vittoria dopo un mese di astinenza riporta il sereno nel Teramo. Buongiorno e benvenuti al telegiornale di Teleponte. L'ASL di Teramo ha deciso di prorogare i termini di partecipazione al concorso per 56 operatori sociosanitari e 11 dirigenti medici a causa di un problema rilevato dal server, che non ha permesso a molti aspiranti candidati la possibilità di iscriversi online. La CGL Chiede tuttavia che restino fermi alla data iniziale del concorso i requisiti richiesti. Il dubbio è che la proroga possa permettere anche a chi nel, nel frattempo abbia ottenuto i requisiti di poter partecipare. Sentiamo. L'ASL di Teramo ha prorogato i termini per accedere al concorso per OS e per 11 dirigenti medici. Ma c'è qualcosa che non va in tutto questo. Per quale ragione? Eh, noi diciamo. Per evitare che eh, qualcuno possa pensare, in, uh, possa pensare male, eh, dal momento in cui sono, uh, questi concorsi sono stati prorogati eh, fino al 26 di, eh, di aprile, ehm, il sottoscritto, ma credo anche altri colleghi insomma, sindacalisti, io ho ricevuto decine di telefonate di, di lavoratori disoccupati giustamente preoccupati rispetto a questa cosa l'als farebbe bene a prorogare va bene perché il server è stato bloccato per uno o due giorni e siccome la legge prevede che per la proroga bisogna comunque avere la pubblicazione sulla gazzetta ufficiale <coughs> Eh, allora lì comunque altri 30 giorni, però i requisiti fermi al 17 marzo. In questo modo credo che eh, si possa zittire eh, sul nascere tutta una serie di illazioni che in, uh, in questa città, in questa provincia stanno, stanno andando avanti. Se la ALS fa questo credo che eh, fa uh, una, buona, una buona cosa anche per, eh, sulla trasparenza e sulla, eh, sulle varie problematiche che possono succedere in qualsiasi concorso pubblico. E sul concorso dell'ASL per i 56 operatori sociosanitari interviene anche il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Riccardo Mercante, che ha presentato un'interrogazione al presidente della regione D'Alfonso e all'assessore regionale alla sanità Paolucci per chiedere di accertare la correttezza delle procedure seguite dalla ASL Teramana. Il servizio. È stata depositata dal consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Riccardo Mercante un'interrogazione ad Alfonso e Paolucci su una vicenda che ha suscitato molte polemiche nella provincia di Teramo, quella della proroga dei termini per la presentazione delle domande del concorso per 56 operatori sociosanitari. L'ASL di Teramo, ha spiegato Mercante, presenta da diversi anni una cronica carenza di personale a tutti i livelli, da quello medico a quello infermieristico, fino ad arrivare alle figure di supporto, carenza colmata attraverso continue assunzioni a carattere temporaneo, dice ancora Mercante, che non sono in grado di assicurare né continuità ed eccellenza dei servizi né tantomeno la crescita professionale del personale dipendente. Il concorso bandito lo scorso mese di novembre, aggiunge Mercante, avrebbe dovuto colmare in parte queste lacune. Purtroppo la proroga dei termini al 26 aprile, adottata in tutta fretta nel giorno di scadenza del bando, dice ancora il consigliere del Movimento 5 Stelle, ha fatto sorgere molti dubbi sulla correttezza delle procedure eseguite, soprattutto per la mancata individuazione del 17 marzo, termine inizialmente previsto quale data di riferimento per il possesso dei titoli. Per questo ritengo, dice Mercante, che debba essere fatta chiarezza una volta per tutte sull'intera vicenda. Stiamo parlando infatti di un concorso pubblico che dovrebbe essere teso a selezionare i migliori, soprattutto in questo caso, visto che si tratta di personale che verrà impiegato nell'assistenza ai malati. Per questo, dice Mercante, ho presentato un'interrogazione ad Alfonso e Paolucci con una serie di domande precise e puntuali, dai problemi tecnici della procedura telematica di inoltre delle domande al rispetto delle norme sui concorsi pubblici fino alle garanzie sulla copertura dei posti. Credo, conclude Mercante, sia giusto accertare la correttezza delle procedure seguite non solo nell'interesse degli aspiranti OS, ma anche dei cittadini che hanno diritto a ricevere un'assistenza adeguata. Sulla salute e sul diritto al lavoro non si scherza, dice ancora il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle. E adesso la cronaca non ce l'ha fatta purtroppo Pina Felicioni, la 67enne di Sant'Egidio che un mese fa era rimasta gravemente ferita in un incidente nei pressi del cimitero. Si è spenta ieri sera all'ospedale di Teramo. La donna era a bordo della Renault Clio condotta dal marito Valentino che per cause in corso di accertamento da parte dei vigili urbani fu tamponata da un'altra utilitaria. Condotta da un novantenne di Civitella del Tronto, la macchina dei coniugi era finita sul marciapiede e poi contro un albero. Nello scontro la donna riportò gravissimi traumi, per cui fu sottoposta ad un lungo intervento chirurgico all'ospedale Mazzini. Non si era mai ripresa ieri sera e sopraggiunto il decesso. Domani sulla salma sarà effettuata l'autopsia disposta dal magistrato che ha il fascicolo sull'incidente. A Gena l'Agenzia per l'Energia e l'Ambiente della provincia di Teramo potrebbe occuparsi in futuro anche di rifiuti coinvolgendo tutti i comuni. Si potrebbe così, spiega il Presidente della provincia di Sabatino, arrivare ad una gestione comune del ciclo integrato dei rifiuti. L'intervista. Il Consiglio Provinciale ha valutato l'opportunità di far sì che Agena non si occupi solo di esclusivamente di energia ma che possa eventualmente occuparsi anche di rifiuti. Sì, la società in questo momento opera benissimo nel campo dell'energia, del controllo degli impianti termici in provincia di Teramo. Manca in questa provincia una eh, società che si occupi anche della, non della gestione dei rifiuti ma dell'organizzazione del controllo. Valuteremo se ci sono le condizioni giuridiche per ampliare questo oggetto sociale e poi io ovviamente come al solito mi rivolgerò ai sindaci e a tutti i comuni della provincia di Teramo per vedere se hanno la disponibilità di diciamo, utilizzare questo ulteriore strumento. Devo dire che è una normativa in via di, diciamo, di evoluzione. Eh, mi pare però che i nuovi decreti eh, sulla pubblica amministrazione assegnino agli enti di Aravasta dei compiti importanti. Quindi diciamo, quello che stiamo facendo è cercare di creare degli strumenti che possono essere utilizzati se i comuni lo vorranno. Ma in concreto come si evolverebbe questa nuova attività sui rifiuti? In questo momento noi non abbiamo cambiato l'oggetto sociale, c'è un atto di indirizzo e dobbiamo anche verificare che fine fa nel processo di riordino tutto il settore. Dell'energia. Eh, L'idea è quella di coinvolgere all'interno della società tutti i comuni e poi insieme andare verso quella sorta di organizzazione unica su base provinciale del ciclo integrato di rifiuti. Ripeto, è un ulteriore strumento che può essere messo a disposizione. Ribadisco una cosa: la gestione mh, può avvenire in vari modi, può avvenire in house, con società miste, con gare di affidamento ai privati. Quello però che non può venir meno è che. Eh, la titolarità degli impianti e anche l'organizzazione, perché lo prevede la legge, spetta in materia di servizi pubblici di rilevanza economica spettano gli enti locali. Questi sono ulteriori strumenti che io metto a disposizione. Spero che i comuni raccolgano questa mia sollecitazione. I bagni nel piazzale di Madonna delle Grazie sono stati costruiti diversi anni fa, ma fino ad ora non sono stati mai utilizzati. Il titolare del bar Rock si chiede al comune che vengano resi fruibili soprattutto nella giornata del sabato quando c'è il mercato settimanale. Il servizio. Tonino Marcozzi ha chiesto all'assessore. Comunale Marco Tancredi di, di aprire i bagni già predisposti che sono nella zona di Porta Madonna. Sarebbe un servizio in più per i cittadini. Sì, diciamo che è un servizio che si potrebbe dare anche subito perché i bagni già sono predisposti, e basta soltanto fare un'apertura di, di un metro per dare l'accessibilità a questi bagni. Io ieri sera appunto, ho chiamato l'assessore. E gli ho spiegato questo piccolo problema. Perché questo? Perché il sabato mattina, durante il mercato, ovviamente, qui al bar è un via vai di persone che giustamente. È... Lasciano il bagno in condizioni pietose. Visto che c'è sta questa opportunità, questo servizio è già esistente, basta riaprirli e dare questo servizio in più ai cittadini, quantomeno durante il sabato, dove c'è un maggior flusso di persone. Lui mi ha detto ovviamente che non era di sua competenza, però si fa, faceva il possibile di parlare con l'ufficio competente per vedere un attimino di, di adoperarsi a ad riaprire questi bagni. Queste sono state le parole di Marco Tancredi. Eh, io sono convinto che si adopererà perché pare che interessa anche a lui questa apertura di questi bagni. Anche perché questi bagni sono stati realizzati, ma mai utilizzati. Non utilizzati, quindi sono stati realizzati, sono nuovi, che però oggi non sono più nuovi perché sono stati deteriorati col tempo. però basta con una piccola manutenzione riattivarli e dare almeno un piccolo servizio ai cittadini, visto che qua i servizi, si parla di servizi, ma non vengono mai, mai realizzati. Questo è un piccolissimo servizio che però potrebbe essere uno delle lunghe serie di questi servizi che potremmo ridare ai cittadini di Terravani. Anche perché non dimentichiamo che questi servizi sono anche a ridosso del parco adiacente il Tribunale, quindi potrebbero essere utilizzati anche nel pomeriggio da genitori, bambini e anziani che frequentano il luogo, oltre che chiaramente dagli avventori del mercato settimanale. Sicuramente, sicuramente è un servizio non solo per il sabato, ma anche tutti i giorni, visto che ci sono, quindi la gente potrebbe usufruire, anche con i bambini giocando qui in zona, i bambini possono usufruire di questo servizio. Approvata in Abruzzo la legge salva case per morosità incolpevole. Stop alla vendita all'asta della prima casa di quei cittadini che, esclusi incolpevolmente dal mondo del lavoro, non riescono a pagare alcune rate del mutuo ma non meritano di perdere l'abitazione, magari prossima al riscatto. È stato questo il commento del capogruppo di Forza Italia alla Regione Abruzzo, Lorenzo Sospiri, primo firmatario e proponente della legge. Ascoltiamolo. Il Consiglio regionale dell'Abruzzo ha licenziato il progetto di legge sull'amorosità incolpevole. Ai nostri microfoni il presentatario della proposta di legge Lorenzo Sospiri di Forza Italia. La riteniamo una legge molto importante perché aiuta coloro i quali hanno contratto un mutuo per la prima casa e magari ne hanno pagato già una percentuale pari al 40, al 50, al 60% e si sono ritrovati, il loro malgrado, senza un posto di lavoro, ormai per una crisi che dura da molti anni, di poter provare a salvare la propria abitazione, eh, appunto perché i mutui, i, i, le rate di mutuo che non sono state pagate non dipendono da una condotta scellerata, ma dall'impossibilità di onorare un contratto. A suo tempo sottoscritto. La regione potrà interporsi tra la banca e il creditore e trovare la possibilità, invece che mandare quell'immobile all'asta, di riconsiderare quel debito sgravandolo di tassi di interesse. In Abruzzo la crisi economica è ancora forte. L'allarme arriva dalla CGL. Tra il 2008 e il 2015 l'Abruzzo ha perso 32.000 posti di lavoro, dice il sindacato. Il tasso di disoccupazione è ancora invariato e quello di disoccupazione giovanile è più alto rispetto alla media nazionale. I dettagli nel servizio. Gli occupati in Abruzzo lo scorso anno sono cresciuti di 3.000 unità, passando da 476 a 479.000, mentre i disoccupati sono aumentati da 68.000 a 69.000. Il tasso di disoccupazione è rimasto invariato, 12,6%, quasi doppio rispetto al 2008, mentre il tasso di disoccupazione giovanile è al 48,1% rispetto alla media italiana che è del 40,3%. A fare il punto sulla situazione economica ed occupazionale abruzzese la CGL, secondo cui i dati dimostrano che siamo ancora in presenza di una crisi forte e mettono in evidenza i problemi della struttura produttiva regionale. Ad illustrare numeri percentuali nel corso di una conferenza stampa è stato il segretario regionale del sindacato Sandro Del Fattore, il quale, sottolineando che il lieve incremento dell'occupazione più 3.000 unità fa capire che non siamo di fronte ad una ripresa strutturale, si è soffermato sulle tre priorità dell'Abruzzo dare subito una risposta alle numerose crisi aziendali in atto, ha detto, avviare la fase attuativa della programmazione 2014-2020 e aprire con il governo nazionale, insieme alle altre regioni del sud, una vera e propria vertenza per avere un flusso di risorse ordinarie, prevalentemente quelle in conto capitale che in questi anni sono state tagliate. Tra il 2008 e il 2015 l'Abruzzo ha perso 32.000 posti di lavoro, in testa Pescara meno 15.000, seguita dall'Aquila meno 9.000, Teramo meno 7.000 e Chieti meno 1.000. Tasso di disoccupazione più elevato nell'Aquilano, seguito dal Pescarese, dal Chietine e dal Teramano. Le ore di cassa integrazione sono calate, ma il 72,9% del totale è costituito da cassa integrazione straordinaria, dato che, secondo la CGL, segnala la presenza di una crisi ancora rilevante. Con la liquidazione da parte della Regione Abruzzo del cofinanziamento di 300.000 euro, la Giunta di Giulianova ha dato mandato alla Ecotedi di ultimare gli adempimenti per l'entrata in funzione dell'ecocentro e del centro del riuso ubicati nella zona industriale di Colleranesco. Come previsto nel Bande europeo per il gestore unico, dichiara l'assessore all'ambiente del comune di Giulianova Fabio Ruffini, la Ecotedi, come noto aggiudicataria dei servizi e in funzione dall'aprile 2015, gestirà. Sia l'ecocentro che il centro del riuso per i quali si stanno ultimando le procedure a suo tempo seguite da Gabriele Filipponi che ne consentiranno l'auspicata operatività. Scadono domani i termini per partecipare al bando promosso dal Corecom Abruzzo denominato Meducation, con cui si dà la possibilità agli insegnanti di apprendere le nuove tecnologie. Sentiamo. Ancora poche ore di tempo per poter partecipare al bando di Meducation. Un'opportunità per gli insegnanti di formarsi nelle nuove tecnologie. Sì, è un momento importante per il Corecom perché riproponiamo questo progetto che è molto riuscito l'anno scorso. Oltre mille insegnanti sono stati formati grazie alle tre università abruzzesi, quella di Teramo, dell'Aquila e di Pescara Chieti, che hanno insieme all'ufficio scolastico regionale e alla Polizia Postale e tanti altri soggetti istituzionali che si occupano di eh, comunicazione di nuove tecnologie hanno formato appunto gli insegnanti. La cosa bella è che hanno poi ehm, questi insegnanti riportato questa esperienza nelle classi con gli studenti che hanno realizzato anche ehm, l'app della scuola, il giornalino scolastico, eh, redazionale TG della scuola, eh, il sito internet. Quindi veramente un esempio vincente di quello che può essere eh, la formazione sulle nuove tecnologie. Se per caso non si dovesse fare in tempo quest'anno sicuramente ci sarà una prossima occasione. Sì, noi già, stiamo studiando una terza edizione perché le richieste da parte degli insegnanti sono tante. L'approccio è un approccio questa volta positivo, quindi non i rischi della rete o non soltanto i rischi ma soprattutto le opportunità. Eh, perché oggi comunicare significa sempre di più crescita, sviluppo, lavoro, trasparenza, velocità e i ragazzi, i nostri ragazzi devono essere messi nelle condizioni di, poter, di saper eh, poter utilizzare le tecnologie non soltanto per socializzare ma anche per poter lavorare, per poter essere formati in tutti i campi e in tutti gli ambiti. E adesso andiamo a vedere insieme che tempo farà nelle prossime ore con le previsioni di meteotheramo.it. Previsioni per oggi in Abruzzo. Al pomeriggio nuvoloso con deboli piogge sui massicci appenninici, parzialmente nuvoloso sui settori orientali, nevicate al di sopra degli 850 metri, inserate nella notte variabile con deboli rovesci di pioggia. Temperature in lieve diminuzione, massime comprese tra 7 e 10 gradi nelle conche alfilane e marsicane, tra 15 e 18 gradi sulle pianure adriatiche, venti moderati o forti settentrionali. Mare mosso, in provincia di Teramo, al pomeriggio nuvoloso con deboli piogge lungo la dorsale appenninica, parzialmente nuvoloso sulle zone orientali, nevicate al di sopra dei 900 metri, inserate nella notte variabile con deboli rovesci di pioggia ovunque. Temperature stazionarie, massime comprese tra 10 e 13 gradi nelle pianure dell'entroterra, tra 12 e 15 gradi sulle coste, venti moderati o forti settentrionali. Mare mosso. Siamo allo sport, iniziamo con il calcio in Lega Pro. Ieri si è giocata la prima parte degli incontri in programma e eh, validi per la ventottesima giornata. Vediamo i risultati maturati e le gare che sono in programma oggi. Lupa Roma-Sant'Arcangelo 0 a 0, Maceratese-Prato 1 a 0, Teramo-L'Aquila 2 a 1, Pistoiese-Pontedera 1 a 3, Tutto Cuoio Ancona 1 a 0. Rimini Carrarese inizierà alle 15, Lucchese Arezzo alle 18, così come Siena. Pisa e Spal Savona. Vediamo come è cambiata la classifica dopo i risultati maturati ieri: Spal 58, Maceratese 52 insieme al Pisa, Ancona 46, Carrarese e Pontedera 39, Teramo e Siena 37, Arezzo 36, Tutto Cuoio 33, Lucchese 30, Sant'Arcangelo e Pistoiese 29, L'Aquila e Rimini 28, Prato 26, Lupa Roma 21, Savona chiude con 11 punti. E dopo un'astinenza di oltre un mese il Teramo torna alla vittoria. I biancorossi si sono aggiudicati il derby del Gran Sasso contro l'Aquila. Albonolis è finita 2-1 grazie alle reti di Moreo e Caidi. Inutile il gol del momentaneo pareggio rosso-blu segnato da Boulevard. Vi seguiamo il servizio sulla gara. Il derby del Gran Sasso si tinge di bianco-rosso al Gaetano Bonolis, il Teramo batte 2-1 l'Aquila e inguaia proprio i Cugini rossoblù che restano in classifica a 28 punti in piena zona play-out. Buona la prestazione di squadra da parte degli uomini di Mister Vivarini che tengono bene il campo e tornano alla vittoria dopo i tanti pareggi consecutivi delle giornate precedenti. L'Aquila dal canto suo prende un palo nel primo tempo e si affida soprattutto ai lanci lunghi, ma riesce ad essere davvero pericolosa soltanto nei minuti di recupero della ripresa con Perna che si divora un gol già fatto. Prima del fischio d'inizio, un minuto di silenzio in ricordo delle studentesse italiane in Erasmus morte a Barcellona a causa di un incidente stradale. La cronaca del match. La prima occasione dell'incontro è per l'Aquila. Milicevic cerca e trova Bulevardi che si inventa questa girata spettacolare, ma la palla si stampa sul palo. Al diciannovesimo o Di Paolo Antonio fa correre sulla fascia Cecchini, crossa al centro del numero 3 di casa per Moreo, che tutto solo scaraventa in rete la palla dell'1-0. Tra il 24 e il 33 L'Aquila prova a rispondere con i tiri dalla distanza, ma sia la conclusione di San Domenico che quella di De Souza sono da dimenticare. Poco prima del riposo, al 44, gli ospiti pareggiano la gara. San Domenico prova il tiro da fuori, Tonti combina un pasticcio non trattenendo una palla che sembrava innocua, Boulevardi ne approfitta e sigla la rete dell'1-1. Passiamo quindi alla ripresa. Cinquantesimo minuto, sponda di Moreo per Di Paolo Antonio, destro secco del numero 7, Scotti c'è e neutralizza il pericolo. Cinquantesimo, Brugaletta al centro per le noci che tutto solo in aria schiaccia troppo il pallone. Minuto 69, bel numero di Moreo ma il suo tiro si perde alto. Al 73esimo, brivido per i tifosi di casa. Tonti si fa sorprendere da un cross e non libera come dovrebbe. La palla resta lì ed è fondamentale il colpo di testa di Perrotta per sventare la minaccia. Dall'altra parte, due minuti dopo, Petrella si destreggia tra due avversari e prova il tiro. I biancorossi spingono la ricerca del secondo gol e lo trovano al minuto 76. Cross di Di Paolo Antonio, stacco imperioso e colpo di testa vincente di Caidi, 2-1 e il Bonolis esplode in un urlo di gioia. Al 94 arriva l'occasione più grande per L'Aquila. Mancini serve così San Domenico, il numero 11 Rosso mette dentro di prima intenzione per Perna che tutto solo incredibilmente sbaglia un gol facilissimo. Non c'è più tempo e dopo 4 minuti di recupero il signor Perotti di Legnano dice che può bastare così. Il Teramo fa su il derby e vede vicinissimo l'obiettivo Salvezza. L'Aquila resta nelle zone basse della classifica e ora dovrà rimboccarsi le maniche per guadagnarsi la permanenza in Lega Pro. E adesso ascoltiamo le interviste realizzate dopo la gara con i due allenatori Vivarini e Perrone. Sì, penso che prima di tutto c'è da sottolineare che è stata una bella partita perché ambedue le squadre sono scese in campo per giocarsi la partita cercando di mettere in pratica le loro potenzialità. Il Teramo ha fatto secondo me una buonissima prestazione, in linea con le altre. Oggi siamo stati un po' più fortunati sugli episodi, cioè anche se abbiamo avuto altre occasioni che potevamo fare gol, però anche, diciamo, siamo riusciti a fare due gol, quindi questo è un qualche cosa di, 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 di grande che ci ha permesso poi di, di legittimare sicuramente il risultato. No, oggi c'è da sottolineare la prestazione di Brugaletta di Cecchini che noi avevamo uno spauracchio che era sicuramente San Domenico, hanno fatto una partita straordinaria di rapidità, di velocità, di attenzione tattica, sia a destra che a sinistra perché poi Perrone lo cambiava da una parte all'altra ma loro non gli hanno concesso mai spazio, quindi a parte sul gol che hanno fatto che c'è stata diciamo, una leggerezza. Però per il resto, insomma, sì, Moreo ha fatto anche lui una buona partita, ma come d'altronde tutti quanti. Sì, sì, meno tre, ma ci teniamo a fare soprattutto delle prestazioni di alto livello. Noi dobbiamo cercare di, sempre di elevare le qualità dei giocatori, dobbiamo aumentare le, il divertimento alle persone che vengono a vedere la partita. È il nostro obiettivo. E quindi cercheremo di giocare al massimo fino alla fine. Mister, vittoria doveva essere, vittoria è stata anche se con il brivido finale, però questa volta il pizzico di fortuna che in settimana chiedeva un pochettino, no, È arrivato perché Perna all'ultimo minuto ha tirato fuori quella palla e soprattutto nella sfortuna c'è stato il cambio di speranza con Caidi, Caidi che poi ha realizzato il secondo gol. Le eh, partite mh, al di là delle prestazioni poi si devono andare ad analizzare mh, sugli episodi. È chiaro che se andiamo a evidenziare eh, quella palla che è passata davanti alla porta, se andava a finire dentro, insomma pareggiavamo. Eh, però mh, io penso sempre in positivo, bisogna mh, evidenziare sempre le cose buone che fa una squadra. Mister Perrone poco fa ha detto che non è d'accordo sul risultato, per un risultato bugiardo, l'Aquila non meritava di perdere. <ride> Mi viene da ridere, no? Mi da ridere perché, comunque, non per l'Aquila, perché io rispetto sicuramente. Eh, loro hanno avuto le loro occasioni, il palo per esempio c'è stato un blocco a tre persone e adesso i blocchi non si possono fare più, eh, era da, da, da fischiare fallo e eh, invece l'arbitro ha lasciato correre per fortuna che ha finito sul palo perché se ci ricordiamo la partita in casa nostra, eh, Lenoci ha fatto gol, il portiere è andato a sbattere su lui, su Perrotta, ci cioè hanno annullato il gol. Cioè, quindi sono gli episodi che se vogliamo commentare gli episodi noi, ma sai quante partite dovevamo vincere? Eh, non solo per l'azione finale, eh, ci sono stati sicuramente parecchi episodi che non eh, ci hanno girato bene. A partire dal, dal palo interno, salvataggio, due salvataggi sulla linea, il tiro di Milici ci è impallato, il gol che è venuto da un'azione irregolare precedente, un fallonetto su Cosentini non fischiato e poi l'ultima azione, quindi ce n'è per essere rammaricati. Eh, era una partita difficile, ci sono altre partite, quindi... Proveremo a, a, a far punti dalla, dalla prossima. Questa è andata e la mettiamo alle spalle. La Lega Pro Ufficio Agonistica ha ufficializzato date e orari di svolgimento della trentesima giornata del campionato del Girone B di Lega Pro. Robur Siena Teramo si giocherà sabato 9 aprile alle 17.30, Prato L'Aquila il giorno dopo 10 aprile alle ore 15.00. Il basket, il quarto Memorial Enzo Borgognoni va alla Proger Chieti. Le furie si sono aggiudicate il trofeo che si è disputato ieri sera al Pala Borgognoni battendo i padroni di casa del Campi con il finale di 67 a 83. Termoli è la prima finalista dei playoff del campionato di Serie C Silver di Basket. Dopo il netto successo ottenuto in gara 1 per 74 a 37, i Molisani dell'Aerino si sono aggiudicati anche gara 2, battendo a domicilio il Magic Chieti con il punteggio finale di 70-81. Oggi pomeriggio invece ci sarà gara 2 dell'altra semifinale. Questa sera alle 19 si giocherà Silvi la metateramo. Nella gara di andata gli Adriatici si sono imposti per 50 a 63. Alla luce di questo risultato i teramani sono costretti a vincere per allungare la serie e andare alla bella. E con questo è tutto l'informazione su Teleponte, torna alle 19:15. Grazie per l'attenzione, buon pomeriggio.